Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino sono stati tra i protagonisti di Temptation Island 2020. La coppia, durante il programma, aveva avuto alti e bassi, ma dopo l'uscita ha preso un'importante decisione. Carlotta Dell'Isola è stata uno dei personaggi più amati di Temptation Island 2020. Un'edizione certamente segnata dalla piena pandemia. Solare, simpatica, l'amica che tutti avrebbero voluto avere, si era imposta come una persona molto amata, tant'è che nella stessa stagione televisiva le era stato proposto di partecipare al Grande Fratello VIP. Nel programma che l'ha portata alla notorietà era entrata per mettere alla prova il rapporto con il fidanzato storico Nello Sorrentino, per capire in che direzione sarebbe dovuta andare la loro storia, verso il matrimonio o verso la fine. La coppia era uscita dal viaggio nei sentimenti un po' acciaccata, Carlotta e Nello non si erano lasciati, ma la vicinanza di lui ad una tentatrice aveva provocato diversi dubbi alla giovane. Per fortuna la crisi è poi rientrata, infatti proprio al GF VIP aveva chiesto alla sua metà di sposarlo. I due sono convolati a nozze a maggio 2022, con una cerimonia molto romantica sul lago di Bracciano. Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, la loro nuova vita. I primi tempi di convivenza non sono stati facili per Carlotta e Nello, che prima di sposarsi non avevano mai vissuto insieme. Qualcuno aveva ipotizzato che fossero già in crisi dopo appena due mesi, la verità è una, il matrimonio, sia io che lui, lo abbiamo preso un po' troppo sotto gamba. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po' separare, aveva detto lei a The People Gossip. I due per fortuna stanno ancora insieme. Nello è stato vicino alla moglie dopo la rivelazione della malattia, ipotiroidismo e ovaio policistico, patologie che l'hanno esposta a diverse critiche sul web per via delle sue oscillazioni di peso. Rispondere a chi mi definiva grassa, cesso, bulimica, piena di herpes solo per aver preso dei kg all'interno di una casa mi sembrava e mi sembra oggi davvero assurdo, aveva scritto su Instagram. Il 24 febbraio Carlotta ha compiuto 31 anni e ha celebrato con il marito e le persone che le vogliono bene, con ben 4 torte di compleanno diverse. Ha postato diverse immagini su Instagram in cui condivide con i follower i festeggiamenti, ho una famiglia e degli amici unici e questo fa la differenza in un periodo storico come il nostro. Decisamente un bel modo di guardare al futuro.